Dal momento in cui premete il tasto di accensione del vostro computer alla schermata di login, c'è tutto un mondo non del tutto conosciuto a molti di voi. Oggi vi accompagnerò mano nella mano nella sequenza di avvio di un computer. Tutto quello che vi racconterò in questi circa 10 minuti di video praticamente accade in pochi secondi. Eppure tantissime cose accadono in 10 secondi. Per scoprirlo, continuate a seguirmi. Sigla! Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi vi parlerò della sequenza di avvio di un comunissimo computer. Prima di cominciare, ho notato che molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti al canale, ma perché non farlo? Guardate come si fa. Andate sul canale, cliccate su subscribe, cliccate la campanellina così da ricevere notifiche ogni qualvolta che pubblico un nuovo video, così non ve lo perdete. E tra l'altro, pinguini, è gratuito. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram dove porto anticipazioni di video che poi vengono pubblicati su questo canale. Adesso non perdiamoci in chiacchiere e parliamo della sequenza di avvio di un computer. Bisogna distinguere tre casi: l'avvio fatto dal BIOS, l'avvio fatto dal nuovo firmware chiamato UEFI e quello poi per i Mac. Il BIOS, anche pronunciato BIOS, sta per Basic Input Output System, che è un software chiamato firmware installato su una scheda madre di un computer. Per chi non lo sapesse, la scheda madre è un enorme circuito stampato in cui vengono collegati tutti i componenti e le periferiche di un computer, per esempio processore, RAM, scheda di espansione, hard disk ed eccetera. Tutto parte da là. Oggigiorno il BIOS è pressoché scomparso. Diciamo, a partire dal 2005 in poi, i BIOS sono stati man mano sostituiti nelle nuove schede madre con un nuovo sistema che si chiama UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. Non voglio entrare nel dettaglio della differenza fra BIOS e UEFI perché non fa parte di questo video, però è importante distinguerli perché la sequenza di avvio è leggermente diversa. Adesso partiamo di come i computer venivano avviati tramite BIOS. Perché vi devo parlare di una cosa che è pressoché scomparsa? Perché gli altri due casi non si differenziano molto da come faceva BIOS. Ci sono ovviamente delle differenze, però molte cose sono uguali. E adesso andiamo a vedere cosa succede. L'avvio di un computer è diviso in due parti: la parte di post e la parte di boot. Iniziamo con la parte di post. Post significa Power On Self Test, ovvero test automatico di accensione, credo che sia la traduzione più o meno giusta dall'inglese. Una volta acceso il computer, parte la fase di post, che la prima cosa che fa è individuare i componenti e le periferiche del computer. La prima cosa che succede è vedere se c'è un processore, dopodiché controlla che ci sia una RAM e via via controlla le altre periferiche: tastiera, mouse, hard disk, scheda video e altre periferiche. Per esempio, se voi a casa avete un computer fisso come il mio, sicuramente vi siete accorti che quando accendete, dopo qualche secondo si sente un beep. Questo beep significa che la fase di post è andata a buon fine. In caso di un errore, esistono diverse sequenze di segnali acustici. Ogni sequenza di segnale acustico significa un errore ben preciso: assenza di RAM, assenza di processore o assenza di scheda video. Processore, RAM e scheda video sono le tre cose basi per far partire un computer. Ed è sufficiente consultare il manuale del produttore della vostra scheda video per andare a vedere cosa significa ognuno di questi segnali acustici. Io, per esempio, di recente ho acceso il mio computer e iniziava a darmi un errore. Sono andato a consultare il manuale e ho scoperto che per qualche motivo la mia scheda madre non trovava più la memoria RAM. Quindi quello che ho fatto è aprire il computer, staccare la RAM, soffiarci un po' sopra, riattaccarla e farlo partire. Adesso funziona. Perché mi è successo? Non lo so, non ne ho idea. Ritorniamo alla fase di post. Questa fase dura un po' tantino. In realtà per noi dura qualche secondo, però per un computer qualche secondo tanto tempo. È per questo motivo che esistono due accensioni di un computer: Warm Boot o Cold Boot. Il Cold Boot avviene quando fisicamente il computer viene acceso ed esegue la fase di post in maniera regolare. Il Warm Boot, ovvero l'avvio a caldo, succede in determinati casi: quando viene schiacciata la classica sequenza di tasti CTRL Alt Canc, oppure da Windows facciamo riavvio il sistema. Nel Cold Boot, semplicemente la fase di post viene fatta saltare per avere un avvio più veloce, anche perché si presuppone che le periferiche interne a un computer in un riavvio non siano cambiate. Ora andiamo alla seconda fase, quella di boot. La fase di boot per quanto riguarda il BIOS è un po' macchinosa. Prima di tutto, il BIOS non ha idea di cosa sia un sistema operativo, proprio non lo sa. Quindi non sa se al vostro computer c'è Windows o Linux, non ne ha idea. E non c'è modo per farglielo capire.
Quindi quello che si fa è andare nell'impostazione del BIOS e impostare quale dei tanti hard disk che il computer ha è definito l'hard disk di avvio. Se avete un solo hard disk questo problema non si ha. Però per esempio uno può settare anche come hard disk di avvio anche una chiavetta USB esterna. Questo lo si fa per esempio quando si vuole installare un sistema operativo in un computer. Che tra l'altro credo che ci farò un video perché devo installare Windows su questo computer. Una volta che noi abbiamo selezionato il disco di avvio, che tendenzialmente si fa una sola volta a meno che avete delle esigenze particolari, il BIOS avvia un programma molto piccolo che si chiama Bootloader, che è un programma che ha il compito di eseguire appunto il sistema operativo. Ora, poco fa vi ho detto che il BIOS non ha idea di cosa sia un sistema operativo, però come fa a sapere cos'è un bootloader? Di fatto non sa neanche cosa sia un bootloader. Perché? Il bootloader è installato nei primi byte del disco di avvio, esattamente nei primi 446 byte. E infatti il BIOS non fa altro che eseguire la prima cacata che trova nei primi byte del disco di avvio. Fine. Non fa altro. Il bootloader è questo piccolo programma che non fa altro che andare sul disco dove è installato il vostro sistema operativo, che sia Windows o Linux, ed eseguire il kernel. Da quel momento in poi il vostro sistema operativo si avvia, carica tutte le sue cose, i suoi driver e tutte le sue cagate, per poi mostrarvi la schermata di login. Ora qualcuno potrebbe dire: ma perché mettere un bootloader? Il fatto è il seguente, che lo standard BIOS semplicemente ti dava la possibilità di avere questi 446 byte. Ovviamente stiamo parlando che questo standard è stato inventato in circostanze in cui i 446 byte erano più che sufficienti per fare quello che dovevi fare. E ovviamente in quello spazio uno non può metterci un kernel al sistema operativo. Quindi il trucco è, quando tu installavi un sistema operativo piazzava in questi byte il suo bootloader. Via. E quindi ricapitoliamo la sequenza di avvio BIOS. Abbiamo la fase di posto che controlla le periferiche, abbiamo la fase di boot che non va altro che eseguire i primi byte del disco di avvio, ovvero non va altro che eseguire quello che si chiama bootloader, e poi il bootloader ha la responsabilità di avviare il sistema operativo. Quando viene caricato arriva la schermata di login e potete iniziare a utilizzarlo. E se si hanno più sistemi operativi, quale bootloader viene caricato? Questa mi sa che è una storia per un altro video. Dal 2005 in poi le schede madre hanno via via sostituito BIOS con lo standard Wave. Questo nuovo standard rispetto a BIOS è leggermente più intelligente, però come vi dicevo non voglio entrare nei dettagli. L'unica cosa che posso dirvi è che ha un'interfaccia grafica, potete utilizzare il mouse, e a differenza di BIOS, lo standard Wave ha idea di cosa sia un sistema operativo. Qual è la differenza di avvio di BIOS rispetto a Wave? La parte di post in Wave è pressoché identica alla fase di post di BIOS. Infatti questo computer, che è di 2 anni fa, ha un sistema UEFI e, come vi dicevo, emette i stessi segnali acustici, quindi la fase di post è pressoché identica. Quella che cambia è la fase di boot. Anche in questo caso viene selezionato un disco di avvio, che però non vengono eseguiti i primi byte a cazzo di cane. Nel disco di avvio c'è una piccola partizione in cui viene messo il bootloader UEFI. La partizione è di un file system di tipo FAT, che è uno dei più semplici file system da implementare, però capite bene che adesso la scheda madre riesce a leggere non solo le partizioni del vostro disk, ma anche i dati in una partizione formattata con FAT. Va a caricare il bootloader che si trova in una cartella ben precisa, lo mette in memoria, e poi in questo caso il bootloader ha la responsabilità di caricare il sistema operativo. Fine. Diciamo che il cambiamento più importante è che adesso UEFI sa cos'è un sistema operativo, può leggere partizioni formattate e va a leggere le cose ben precise nel disco di avvio. Attenzione, ancora non abbiamo finito. Torniamo indietro di qualche minuto, perché vi avevo detto è quello poi per i Mac. Quindi come funziona l'avvio del sistema operativo macOS? Dunque, di recente la Apple è passata da processori Intel a processori M1, che sono pressoché fatti apposta per loro. I Mac con processori Intel, come il mio Mac, usano semplicemente UEFI. Quindi tutto quello che vi ho detto poco fa su UEFI è pressoché identico. Questo perché le prime versioni dello standard UEFI furono progettate da Intel, e quindi se tu hai processori Intel ti devi adattare a quello standard. Adesso che Mac non ha più processori Intel, può fare quello che cazzo vuole. E infatti la sequenza di avvio dei Mac con processore M1, come potete vedere da questa schermata, è identica al processo di avvio del sistema operativo iOS sugli iPhone, e qualcosa mi dice che è lo stesso anche per gli iPad. Quindi come funziona per i Mac con processore M1 o per gli iPhone? Dunque, quando il dispositivo viene acceso, l'equivalente del BIOS o del UEFI carica quello che si chiama Low Level Bootloader o LLB. La prima cosa che fa LLB è quello di controllare le periferiche, molto simile alla fase di POST, ma non controlla solo se le periferiche sono collegate e funzionanti, ma ne controlla anche la firma. A questo punto LLB non fa altro che
andare a bussare alla porta del disco di avvio, e a questo punto LLB avvia iBoot, che è il bootloader di macOS X. Ora, anche in questo caso, iBoot non ha solamente la responsabilità di avviare il sistema operativo, che non solo avvia il kernel di macOS X, ma anche carica in memoria i driver che sul Mac si chiamano estensioni. Avreste mai pensato che schiacciando un semplice pulsante tutto questo accadeva dietro le quinte? Lo so che ho trascurato alcune cose, tipo i dettagli sul bootloader, le differenze sostanziali tra BIOS e UEFI, però come vi dicevo, questi saranno argomenti per altri video. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, così io continuerò a proporre contenuti di questo tipo. Come al solito io vi ringrazio per avermi ascoltato, adesso è il momento giusto per cliccare nella playlist accanto e passare al prossimo video. E quindi ci vediamo alla prossima, ciao!